Quanto costa davvero vivere a New York? Qual è la verità sul costo della vita a New York? È una domanda che fanno tutti, è una domanda che fa ogni persona che arriva qui a New York, a ogni persona che conosce e vive a New York. La risposta non può essere una risposta univoca perché non è scienza e dipende da molti fattori. Una cosa però è chiara. In questo video io farò il possibile per darvi una risposta il più oggettiva possibile su quanto costa davvero vivere a New York. E perché tutto questo? Perché le informazioni che ci arrivano, le informazioni che danno molte persone, sono influenzate da tutta una serie di fattori. E in primo luogo la vita che conducono, il modo in cui portano avanti i loro affari, quello anche che vogliono far trasparire. E quindi pompano alcuni elementi, ne omettono altri e danno un certo tipo di messaggio. Io farò tutto quello che è in mio possesso per dare una visione obiettiva in base a tutta una serie di fattori che principalmente si riducono a tre: la casa, le utenze e l'assicurazione medica. Dopo di quella ovviamente c'è anche il tenore di vita che vuoi tenere. La domanda è: quanto costa una casa a New York? Quanto costa un affitto a New York? Ma soprattutto, vi siete mai chiesti qual è la differenza tra possedere un appartamento o una casa e avere lo stesso appartamento o la stessa casa in affitto? Ecco che già le cose cominciano a cambiare. Quindi rimanete con me. Benvenuti alla verità sul costo della vita a New York. Adesso che parliamo di casa, ci sono due cose da tenere presenti. Due tipi di case. Queste, case di edilizia popolare o case che sfuggono alla regola che la città ha imposto su questi tipi di affitti. Benissimo, partiamo da qui e andiamo avanti. La voce più importante sul capitolo quanto costa davvero vivere a New York è ovviamente l'abitazione. Per quanto riguarda l'abitazione c'è tutta una serie di variabili da considerare. La prima è dove si vuole vivere, la seconda è come si vuole vivere e la terza è in che zona si vuole vivere. Allora, partiamo direttamente dalla terza. In che zona si vuole vivere? Qui potremmo fare una grossa distinzione tra Manhattan e il resto della città, che è vera e non è vera, perché ci sono alcune zone, pure all'interno di Manhattan, nel quale la vita è meno costosa di altre zone, per esempio a Brooklyn o nel Queens. Quindi, come vedete, già qualcosa comincia a cambiare rispetto a quella che è la nostra percezione. Quindi, se consideriamo la verità sul costo della vita a New York, dobbiamo partire assolutamente dalla prima parte. Dove vuoi vivere? Qui parte un'altra considerazione. Acquistare la casa o affittarla? E non pensate che sia una decisione da prendere a cuor leggero, perché ci sono molte, moltissime variabili. Sapevate, per esempio, che nel caso in cui siate proprietari della vostra casa, che si tratti di una casa che sta da sola, oppure se all'interno di un condominio, un co-op o un condo, le cose cambiano considerevolmente, e cioè che se non vi potete poi oltretutto permettere di pagare la casa in contanti, graverà su di voi un mutuo. Ma non è l'unica spesa, perché all'interno di un condominio ci sono altre spese, le spese di mantenimento di tutta la struttura. Se invece optate per affittare una casa, sia essa un appartamento o una casa a sé, una villetta o una villa, come la volete chiamare, da questo momento in poi useremo questo termine indistintamente. Invece, se andate a affittare una casa, è tutto compreso nel prezzo dell'affitto e quindi c'è una bella differenza. Ma quanto costa affittare la casa a New York? La risposta è complessa. Badate bene però, non difficile, complessa, perché quando si va a esaminare il costo di una casa bisogna considerare tutta un'altra serie di cose. In primis, quali sono i servizi collegati alla fruizione della casa. Stiamo parlando di una casa affittata, per esempio, all'interno
di una piccola palazzina dove bisogna pagare soltanto per l'affitto dello spazio che si va meramente a occupare, oppure parliamo di un palazzo che è dotato di tutta un'altra serie di servizi, le cosiddette amenities, dal portiere presente 24 ore fino addirittura all'autobus privato appartenente al condominio che ti porta dal palazzo alla stazione più vicina della subway. Quelle sono tutta una serie di considerazioni da fare che incidono evidentemente su quello che è il costo finale della casa, che, lo ripetiamo, per quanto riguarda la famosa domanda quanto costa davvero vivere a New York, è la voce che si prende la grande parte della torta. Posto che con questo bene amato Covid le cose sono decisamente cambiate, per quanto riguarda il prezzo di un appartamento, cominciamo a ragionare in questa maniera. Se si abita in una zona molto vicina a Manhattan, il prezzo è leggermente più alto che se si abita in una zona lontana. Ma non pensiate affatto che il fatto di abitare, per esempio, a Jamaica, quindi nei pressi del JFK, dell'aeroporto, faccia crollare il prezzo del 40%. Non è assolutamente così. Facciamo quindi un discorso abbastanza generico. Se affittiamo un appartamento con due bedroom, quindi con due camere da letto, che possa anche avere un piccolo accesso a un backyard, cioè un giardino, diciamo che il prezzo medio si aggira intorno ai $3,000 mensili. Però c'è un'altra cosa da considerare, e vi ricordate la domanda che vi ho fatto? Quando si tratta di capire quanto costa davvero vivere a New York, dobbiamo considerare anche come si vuol vivere. E cioè, il costo è obiettivamente importante. Quando parliamo di $3,000, il costo è obiettivamente importante. Ragione per cui le persone, soprattutto i single, preferiscono condividere un appartamento con altre persone che magari non conoscono. Ecco, a questo punto i prezzi della bedroom variano, anche in base a dove siamo, a un costo che va, diciamo, proprio a esagerare in basso, dagli 800 fino ai $1,500 al mese, che, viva Dio, è decisamente più basso rispetto ai $3,000. Considerate anche un'altra cosa. Nella stragrande maggioranza dei casi, se si tratta di appartamenti rent stabilized, dove quindi il landlord, il padrone di casa, non può fare assolutamente quello che gli va, il prezzo massimo di aumento alla scadenza di ogni contratto, che può essere generalmente di 1 o 2 anni, si aggira intorno al 5%. Quindi, se il vostro contratto è di 2 anni, potete sperare, bene o male, di avere un aumento che va dal 2 al 3%. Se è un anno e il vostro landlord è senza scrupoli, tranquillamente l'anno dopo andate a pagare il 5% di più. Come diceva qualcuno, però, non di solo pane vive l'uomo. Cosa significa? Significa che per vivere una bella vita non basta soltanto mangiare e dormire, entrare e uscire di casa. Ci sono tante altre cose da fare, per esempio prendersi cura della propria salute, e allora subentrano tutta un'altra serie di considerazioni. Per esempio, quanto può costare andare in palestra, andare in piscina o qualsiasi altra forma di hobby, fare un altro sport, e qui i costi lievitano decisamente. Però c'è anche un'altra possibilità, e quindi trasferirsi in un luogo che ha al suo interno tutti questi servizi, le amenities. Quali sono i costi allora? Beh, normalmente questo tipo di edifici, che sono i cosiddetti luxury building, hanno dei costi ben diversi da quello che è un normale appartamento in qualsiasi dei 5 borough di New York City noi si stia parlando. Prendiamo sempre in considerazione Manhattan e partiamo su uno span che va da quello che è lo studio, ossia il monolocale, fino alla casa con 3 camere da letto, quindi una per i genitori e 2 per i figli.
In una installazione di questo tipo i prezzi cambiano decisamente. Andiamo a considerarli. Allora, abbiamo per esempio portiere 24 ore su 24, luogo o zona comune, la hall per i residenti, sale di lettura, spesso ci sono anche quelle, piscina, palestra, sala giochi per i bambini. E nonostante nella maggior parte dei casi ci sia la lavatrice e l'asciugatrice in unit, c'è anche una zona dedicata alla laundry a pagamento, peraltro non gratuita. Benissimo, stando su una media, partendo dallo studio e arrivando alle tre bedroom, i prezzi passano dai 3 ai 12.000 dollari il mese. Se poi la residenza è di vostra proprietà, in base a quella che è la superficie che occupate e anche in base al fatto che l'abitazione sia sita in un co-op o in un condo, c'è il mantenimento mensile. E in base a quelli che sono i prezzi che vi ho dato prima, il mantenimento può più o meno equivalere anche a un mese di normale affitto. Quindi, oltre a quello che è il mutuo, dobbiamo caricare le spese di mantenimento. Io in generale ho visto per edifici di questo tipo almeno 2.000 dollari il mese, cosa che si applica anche ai co-op, che sono strutture particolari. I proprietari sono azionisti di fatto dell'edificio e il mantenimento può essere anche più alto. Veniamo adesso al più spigoloso di tutti gli argomenti: l'assicurazione medica. Quanto costa l'assicurazione sanitaria a New York? È una domanda a cui sostanzialmente è impossibile rispondere, perché dipende da quali servizi vuoi attivare. In altre parole, cosa va a coprire questa assicurazione? E i prezzi sono i più disparati. Si va da 0, e lo ripeto, 0 dollari al mese, financo a 3.000. Quindi la faccenda è molto molto seria. Ma non pensiate che il ricco paghi per forza 3.000 dollari il mese e che il povero paghi 0. Anzitutto, l'assicurazione è obbligatoria e se nello stato di New York si rientra entro determinati parametri, ecco che si può beneficiare dell'assicurazione gratuita. Ed eccoci qua, parliamo anche del resto, le bollette, le famigerate bollette. Allora, discorso preliminare da fare: se si è in affitto, l'acqua e il riscaldamento a gas, sono compresi nel prezzo, quindi è già, per i nostri canoni, un bel risparmio. Quindi, di fatto, le utenze sulle quali bisogna ragionare quando si considera quanto costa davvero vivere a New York sono sostanzialmente l'elettricità e il telefono. Ok, andiamo al telefono. Benissimo. Telefono mobile, cellulare. Quello è invero una bella spesa. Il prezzo più basso praticato da una compagnia che si rispetti, che ha una buona copertura, è quello della T-Mobile. Il base, veramente base base, senza nessun altro servizio, quindi telefonate illimitate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, SMS illimitati e internet illimitato, sono 50 dollari al mese, tasse comprese. Altre compagnie invece partono da questi 50 dollari, ci mettono le tasse, quindi si arriva tranquillamente a pagare anche 65 dollari. Landline, telefono fisso. Qui lo span è decisamente diverso. Si comincia da 24 dollari e 50 al mese, con Spectrum, almeno un tempo era così, al quale ovviamente bisogna mettere su le tasse, per cui si arriva tranquillamente intorno ai 30, se non di più, alle varie promozioni di altre case, come per esempio la Verizon con la Fios, che fornisce sia telefonia
che servizi di rete, leggi internet. Internet a una gran bella velocità, come per esempio 200 megabyte al secondo, costa $49.99 al mese, con le tasse in più. Se poi decidi di noleggiare anche il loro modem, mettici sopra anche un $4-5. Quindi vedete che, bene o male, se siamo almeno in due persone, bisogna spendere almeno $100 di telefono cellulare, che diventano, nel caso di T-Mobile, 120 se hai anche l'Apple Watch che attacchi alla tua SIM. Per quanto riguarda invece quello che è il telefono di casa e internet, diciamo che possiamo tranquillamente passare intorno ai $50-60 al mese. Quindi, di nuovo facendo conti, 120 più 60 sono circa $180 il mese. E quindi andiamo avanti sulla famosa verità sul costo della vita a New York, a rispondere alla famosa domanda: ma quanto costa davvero vivere a New York? Aspetta un momento, direte voi, ma noi siamo italiani, a noi piace mangiare, a noi piace la buona cucina, quanto costa mangiare a New York? Quanto costa mangiare a New York? Dipende se si mangia in casa oppure se si mangia fuori. I ristoranti, ve lo dico subito, costano più che in Italia. Facciamo il classico esempio della pizza. La pizza. Quanto può costare una pizza in Italia? Diciamo che quando si arriva anche nelle grandi città a 10 euro, i prezzi sono alti. Bene, qui una pizza va dai 12-13, fatta nei negoziucci con la base spesso surgelata, oppure fatta negli ottimi ristoranti, andiamo tranquillamente sui $20. Fate conti voi, considerate anche che a New York è duopo la mancia. Quant'è la mancia? Voi pensate il 10%? No, signore, la mancia media è il 18. Ultimamente, quando ti portano il conto, c'è scritto 18, 20 o 22% da aggiungere al conto. Quindi ecco che a questo punto la differenza si fa sentire. Per quanto riguarda invece del cibo, in questo caso, nei supermercati o nei negozi, nei moms and pops, come si suol dire, i prezzi sono decisamente uguali a quelli che sono in Italia. La qualità non necessariamente è la stessa. Se si va in catene tipo Whole Foods, beh, i prezzi sono decisamente più alti. Ci sono però, tuttavia, altre catene, come per esempio Trader Joe's, all'interno delle quali si trovano ottimi prodotti anche per le persone affette da particolari allergie alimentari, a prezzi decisamente concorrenziali. Quindi possiamo dire che, con la sola eccezione dei ristoranti, più o meno il costo per il cibo eguaglia quello italiano. E sono ritornato qua per parlarvi dell'ultima cosa, cioè lo svago: andare fuori, andare in un rooftop, andare a bere, andare in giro per locali. Beh, lì mettete le mani al portafogli, perché decisamente i prezzi sono alti, ma alti, parliamo un bicchiere di vino, di buon vino, va tranquillamente intorno ai $12-15, di buona qualità, di ottima qualità, si passano tranquillamente i 25. Quindi alla fine è tempo di riepiloghi. Qualcuno dice che per vivere bene a New York ci vogliono $10.000 il mese. Se sei un single, è troppo. È troppo, ammesso che tu non voglia avere una qualità di vita da jet set. Allora, a quel punto, condividi la stanza con qualcuno, spendi $1.000 il mese e gli altri 9.000 li spendi in svago. Ma non credo possa essere preso come punto di riferimento per la vita media di una persona. Ricordati, se ti sposti in un appartamento, comincia a considerare, per un appartamento di dimensioni medie, per quelli che sono i canoni italiani, più o meno $3.000 il mese, un pochino in tutta la città,
Considerate di nuovo anche che il fantasma Covid si è abbattuto su New York e che ha colpito soprattutto le case di grossa superficie. Quindi le 3 o 4 bedroom adesso costano veramente molto meno di quanto costavano prima. Non sappiamo però quanto tutto questo possa durare. Poi considerate che se la casa è di vostra proprietà dovete pagare il mutuo e per accendere un mutuo dovete avere almeno il 20% del prezzo che andrete ad acquistare. Oltre al mutuo dovrete pagare, se la casa è all'interno di un edificio, il mantenimento, le spese di mantenimento, che nel caso dei luxury building, per esempio quelli dove c'è, abbiamo detto, il portiere, dove c'è la piscina, dove c'è la palestra e tutta un'altra serie di servizi, difficilmente va, per le case di piccole e medie dimensioni, sotto i $2,000 il mese. Peraltro ci sono anche dei casi in cui se si affitta un appartamento che ha la piscina in terrazza si arriva anche a $50,000 il mese, ma questo insomma sono veramente costi spaziali completamente fuori da quella che è la portata media. Quindi diciamo questo è un grosso prezzo, quindi cominciamo ad appuntarcelo, circa $3,000. L'assicurazione medica, quanto costa l'assicurazione medica? Può andare dai 20 ai $3,000 anche questo. Vogliamo fare una media? Vogliamo fare $300 il mese? Mettiamole insieme ai $3,000. Assicurazione per l'auto, siamo intorno ai $200 al mese. Utenze, elettricità. Guardate, ammesso che non viviate in un duplex di 600 metri quadri a Park Avenue e se, anche se tenete la aria condizionata a palla H24, difficilmente andrete a spendere più di $150 il mese. Il gas, l'abbiamo detto, è passato cortesemente dal landlord, e il telefono sono $50 il più basso T-Mobile, più 10 se avete l'Apple Watch, e a persona ovviamente, e il telefono di casa con una buona connessione andiamo a circa $50. Fate un po' voi le somme, anzi ve la faccio io direttamente, e più o meno ottenete la risposta a quanto possa costare vivere a New York. Quindi, quanto costa veramente vivere a New York? Questa ad oggi è la risposta se tenete un profilo di vita normale. Poi, in base a quelle che sono le vostre scelte, tutto cambia. Il costo può anche scendere drasticamente se decidete di condividere il vostro appartamento con altre persone, a patto ovviamente che non compensiate con tutta l'altra serie di vizi, chiamiamoli così, o comunque di passioni. Ecco qua, spero che finalmente si sia fatta luce su questo fatto, ok? Dalla prossima in poi torniamo a fare video in giro per la città. Ciao a tutti!